Nel 1498 l'artista tedesco Albrecht Dürer pubblicò una serie di xilografie che raffiguravano lo scatenarsi di una furia apocalittica sulla gente. Il ciclo di 15 opere fu pubblicato in un'edizione rilegata intitolata Apocalisse. La stampa xilografica divenne molto popolare in Europa all'inizio del XV secolo, quando la carta si fece più economica e più facilmente reperibile. Una tecnica che permetteva di diffondere rapidamente le immagini che, a volte, erano anche colorate a mano. Dürer sviluppò un talento speciale nell'uso della xilografia e dell'incisione. La serie dell'Apocalisse fu il primo esperimento di un insieme di stampe. Soffermiamoci sulla scena dei quattro cavalieri dell'Apocalisse, tratta dal libro della Rivelazione, che descrive proprio l'Apocalisse, attingendo a un vivido immaginario simbolico. Il paesaggio illustrato in questa xilografia fa parte dell'apertura dei sigilli, che chiudevano un rotolo o un libro stretto nella mano destra di Dio. L'apertura dei primi quattro provoca la comparsa dei cavalieri, rappresentati in maniera espressiva. A partire da destra vediamo la pestilenza, la guerra, la carestia e la morte. Insieme scatenano l'apocalisse divina, la fine del mondo. L'opera rappresenta i cavalieri mentre si precipitano giù dai cieli e nell'angolo in basso a sinistra si apre la bocca dell'inferno. L'orrore dell'evento è raffigurato con grande intensità. Ampi spazi bianchi sono in contrasto con altre aree scure dalle intricate incisioni. La rappresentazione fedele di uomini e cavalli allude al mondo reale. L'orrore galoppante e i contrasti esasperati della scena creano un'atmosfera inquietante. Dürer riesce a suggerirci la presenza di luce, ombra, struttura e volume, ricorrendo solo a una combinazione di linee di diverso spessore. Le linee parallele dello sfondo creano un contrasto con il movimento diagonale dei cavalli, la cui traiettoria è enfatizzata dalla spada brandita dalla guerra. La figura della morte, nell'angolo in basso a sinistra, risulta estremamente grottesca. Dai polsi ossuti a un lungo capezzolo cadente, dagli arti flessuosi allo sguardo fisso e allucinato. La mascella rilassata e la barba aggrovigliata, ogni elemento contribuisce a connotare la personificazione della vita ormai svanita, l'orribile e allo stesso tempo straziante incarnazione della morte. Dopo il successo dell'Apocalisse, Dürer realizzò molti altri cicli xilografici, in gran parte di soggetto religioso, nei quali continuò a sviluppare le potenzialità di questa tecnica. Con i quattro cavalieri dell'Apocalisse, Dürer avviò un'importante e duratura rivoluzione nel mondo delle stampe. Se il video ti è piaciuto, metti un bel like, lasciami un commento, condividilo con i tuoi amici. Ricordati inoltre di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella per non perderti i nuovi video. Ciao!